Ragazze, nuovo video, outfit al volo, 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 sono le 7 ore di chiusura, insomma non sto qua a raccontarvi perché ormai abbiamo confidenza, non sto qui a darvi tutti i preamboli. E outfit di oggi ve l'avevo promesso, quindi non ho voluto soccombere alla mia promessa. Ho messo il doppio choker, spero che vi piaccia, ogni tanto io ho questi azzardi. Ok, capello mosso con la nuova piastra, ve ne parlerò a breve, ma non sono molto entusiasta, quindi non mi sentirò di consigliarvela, quindi l'ho comprata in un impeto di voglia di fare frisè, ma no. Non ve la consiglio, ho fatto un trucco sui toni del grigio, eyeliner e matita stamattina. Rossetto nude. Ho sullo zucchero. Mia nonna mi ha portato una spongata. Sapete cos'è la spongata? Secondo me tante non lo sanno. La spongata è un dolce tipicamente o bresciano o bergamasco, penso bresciano, che è troppo buona, vabbè, fatta artigianale, buonissima. Chiedetemi info se volete che ve la dirò. Comunque cercate su Google spongata, è una cosa strabuona che c'è solo qua da noi, quindi l'abbiamo solo noi, però voi avete anche voi dei dolci migliori dei nostri. Orecchini a cerchio. Questo abitino qua l'ho voluto sdrammatizzare con, cioè sdrammatizzarlo, l'ho voluto rendere un po' particolare. Ho messo la cinturotta così con le borchie nera. Fuori vi avviso che piove, cioè uno schifo, non è possibile che piova sempre. È una S di NDK, non so se il negozio è quello, quel negozio tedesco, tipo la Tacco Fashion, bah, veste stragrande, vabbè. E niente, mi piaceva un sacco, quindi volevo renderlo rock. Giacchino in pelle, questo qua è copelle bianco, che non si allaccia particolarmente, però non mi andava di tenere. Tanto mi ha fatto i complimenti per il vestito, per il look, per le gambe abbronzate che non ho. E vabbè. Allora, l'ho voluto sdrammatizzare con questi stivaletti pitonati. Quindi pitonato, più pizzo, più fiore. Sempre in stile black and white. Fatemi sapere se vi piace. Adesso sembra che sono un idiota. Comunque, ci vediamo. C'è il signore che passa, buongiorno. Se la ride, mi drama questa qua. È veramente, ha dei problemi seri questa ragazza. Ci vediamo nel prossimo video. No, cioè, che figure, non vi, voi non potete capire. Figure che faccio per colpa vostra. Adesso mi nasconderò dietro questa rella per non far vedere la vergogna. Tra l'altro, il signore è lì che mi guarda, quindi non è vero, perché pensavo che entrasse nella macchina lì, invece no, è entrato in un'altra macchina. Vabbè, ormai mi conoscono. Vedranno che parlerò da sola. Ragazzuole, ci vediamo nel prossimo video. Oggi sono stata super impegnata con le clienti, per fortuna. Sto accendendo le luci, vi saluto, vi mando un grosso salutone, bacione. Non mi sono dimenticata di voi, lo sapete. Anzi, sono molto contenta perché qualcuna di voi che mi segue ha già fatto degli acquistini online. Un acquistino fatto online, però ho già anche delle prenotazioni, quindi seguitemi. Allora, per chi mi chiedesse, importantissimo, quindi spegniamo la luce, perché sennò la faccia da CULO. Allora, per chi mi chiede, ho paura sempre che mi bandisca YouTube quando dico le parolacce, non è che non le dico per bigottismo. Allora, per chi mi chiedesse per comprare sulla mia page, deve semplicemente seguirmi su Instagram e su Facebook, pubblico le cose e insomma, e fermare l'acquisto perché non ho modalità di acquisto online, perché avendo prettamente dei capi unici non posso far sì che tu me lo paghi via PayPal o via PostePay e intanto la cliente me lo compra dal vivo. Se uno lo vuole la prenota, glielo metto via, ovviamente deve garantire la propria affidabilità con il sangue, quindi no, va bene, nel senso accetto prenotazioni da persone ovviamente che mi ispirano serietà, non è che prenotate una cosa, voi non la comprate, ma voi non siete cattive, siete tutte brave, quindi l'unica cosa che vi dico, la spedizione costa 9 euro con le poste, quindi fino a 20 kg vi consiglio di comprare tutto il negozio che ci stanno, comprare un po' più cose oppure mettersi insieme più amiche oppure con i vostri genitori, mamme, zie, sorelle, nipoti. Qualsiasi genere di persona affetta da shopping compulsive e acquistare il più possibile, così smezzate la spedizione in due o tre. Quindi a me succedeva così con Claire e spendevo praticamente soltanto 3 euro, quindi top. Buonasera e niente, ragazzuole, ci vediamo nel prossimo video. Mi saluto perché sta entrando più, cioè sta passando un sacco di persone. Ciao, faccio vedere la panoramica del negozio. L'abbiamo un po' sistemato. Mia sorella me l'ha sistemato, che brava. Adesso devo sistemare tutti quei pantaloni lì perché ho fatto un video per Facebook di pantaloni che mi erano rimasti sportivi tutti freddi, ma a prezzi proprio da urlo, per andare a camminare, tenersi in forma. Se vi interessa a proposito di tenersi in forma, ho iniziato, ho fatto due pasti però perché, per colpa di Simone, un programma alimentare che consiste nei sostituti al pasto. Io non voglio farvi dietologa, parlarvi di cibo, non voglio fare niente di che. Io lo sto provando perché spesso e volentieri sono un po' di corsa, non ho fame. Non ho voglia di farmi cibo fisico, quindi c'ho ste cosa di polvere con dentro tutti i sostituti alimentari. Vi dirò la marca. Se vi interessa un video su questo, adesso ho provato due volte, uno il campione e uno oggi come pranzo con il latte di soia. Se
Per diventare super slim e super fantastica. No, in realtà lo faccio solo per avere del nutrimento. Quando non ho, tipo oggi erano le 2, Simone ha fatto la notte, si è alzato. Dovevo partire comunque alle 3, dovevo fare un po' di cose, tra cui il vostro video, quindi colpa vostra. Quindi non avevo tempo di farla mangiare e lavare i piatti. Io odio lasciare i piatti lì, anche se la lavastoviglie, ma era da comunque da, insomma, da sparecchiare, cioè era da togliere, vabbè. E quindi ho fatto questo sostituto. Non mi trovo male perché mi ha veramente tenuto su tutto il giorno. Se volete, ve ne posso parlare. Io non lo vendo, ovviamente, quindi non è che lo faccio perché voglio vendervi il prodotto, assolutamente. Anche se ho avuto delle richieste per entrare in questi giri, però su cifre un po' più consistenti, non me la sento assolutamente finché non le posso provare io. Questa è una cosa molto più soft. E ve ne parlo, almeno vi dico quello che penso io, poi ovvio senza darvi indicazioni alimentari perché non sono proprio assolutamente competente. Mi farete sapere se siete interessate. Comunque ci vediamo nel prossimo video perché purtroppo spesso e volentieri mi capita di dover saltare il pranzo e la cena, quindi soprattutto la cena non fa bene, lo so, però. Troppo lavoro! Il lavoro mobilita l'uomo? Speriamo di essere mobilitata per bene. Ciao!